posto, lascio anche voi, sono dei buoni per la colazione al bar, abbiamo distribuito a tutti i dipendenti, e dietro ci sono i messaggi dei bambini delle nostre scuole che ringraziano. Allora, dottoressa, due caffè normali? L'idea delle collezioni sospese è nata perché volevamo come municipio portare un segnale di vicinanza e di ringraziamento a medici e infermieri che sono i veri eroi di questa emergenza. È nata con l'idea di portare un nostro ringraziamento, ma poi l'idea si è un po' evoluta perché abbiamo pensato che potesse fargli più piacere ricevere anziché i ringraziamenti semplicemente delle istituzioni, i veri e propri ringraziamenti del territorio, che per noi sono simboleggiati da questi messaggi dei bambini e delle bambine del nostro municipio riportate sul retro di questi buoni colazione che stiamo distribuendo. È un gesto di vicinanza al nostro personale così tanto impegnato in questo periodo particolarmente critico. È bellissima l'idea di avere dei pensieri dei bambini ai nostri eroi. Io ripeto, ringrazio e faccio però un appello a non dimenticare del personale sanitario una volta che è finita l'emergenza del coronavirus, perché loro ci sono adesso e ci saranno anche dopo per tutti. Noi abbiamo avuto l'idea, ma l'anima dell'iniziativa, l'anima l'hanno messa proprio le bambine e i bambini che ci hanno inondato di messaggi straordinari dedicati a medici e infermieri. In alcuni casi sono dei pensieri di una spontaneità e di una bellezza straordinaria. Sono 5.100 ticket, il personale del San Paolo dovrebbe essere intorno alle 2.000 unità, quindi il conto è presto fatto. Tenendo conto che lavorano comunque su tre turni, speriamo di arrivare comunque a coprire tutto il mese di aprile. Poi se il municipio 6 vuole fare anche il bis sul mese successivo, noi ringraziamo già in anticipo. I medici e infermieri sono sotto pressione e stanno reggendo benissimo, è importante fargli avere il nostro incoraggiamento. Questo può essere uno dei modi in cui altri municipi o altri comuni che hanno degli ospedali sul proprio territorio possono, diciamo, in qualche modo disegnare un sorriso sui volti dei medici e infermieri, oltre ai segni delle mascherine che purtroppo per questa battaglia che combattono per tutti noi in questo momento portano.